Dunque ragazzi, una volta che è stato chiusa, che è stata chiusa tutta la frizione, quindi con i relativi coperchi e tutto, dobbiamo continuare con il montaggio dei paraoli. Quindi ho già sistemato il paraolio, questo qui sull'alberino delle marce, il paraolio sull'alberino del pignone, ho montato il relativo fermo, ho messo anche il paraolio sull'alberino, questo qui dove si tira la frizione, qui sopra dell'alberino della frizione. E adesso sto sistemando il paraolio sull'albero motore, che vi ricordo va sistemato battendo con un bullone del genere, un pochino per parte, piano piano senza danneggiarlo. Successivamente rimonteremo la nostra ghiera della fasatura con i nostri segni di riferimento che abbiamo fatto in precedenza. Si rimonta lo statore e poi si risistema il volano. Ed ecco lo statore montato. Successivamente sistemeremo la nostra mezzaluna e dopo avviteremo il nostro volano. Avvitiamo il bullone che tiene il volano. Ecco qua. A questo punto toglieremo la testata. Toglieremo il nostro straccetto, toglieremo il cilindro e smonteremo il pistone. Ragazzi, allora una volta smontato il pistone e lavato il tutto, pistone, cilindro, tutto nella nitro, abbiamo acquistato una coppia di fasce nuove che adesso andremo a montare. La fascia scura va montata sotto, la fascia dorata va montata sopra. Le fasce si montano così. Ecco qui. Ecco qua. Che poi andremo a bloccare. Ecco qui, non so se si riesce a vedere. Comunque, all'interno della scanalatura qui è presente una piccola tacca. Su questa tacca vanno bloccate le due estremità della fascia, in questo modo, sia sopra che sotto. E sopra andremo a mettere la fascia color acciaio. Dunque ragazzi, a questo punto il pistone è montato. Sulla testa del pistone c'è una freccia. La freccia indica lo scarico, quindi quella freccia deve essere posizionata verso lo scarico dei gas, appunto, dei gas, verso la marmitta, insomma. Quindi il pistone è montato, le fasce nuove, la gabbiettina nuova, guarnizione nuova. Adesso non ci rimane che scendere il cilindro. Quindi una bella oliatina sul pistone, sulle fasce. Ed ora sistemeremo il cilindro. Ecco qui. Perfetto. Eccolo qua. Quando fate questa operazione, mi raccomando, dovete mantenere le fasce chiuse verso quei due punzoni che sono nelle loro guide, perché altrimenti si spezzano quando poi scendete il cilindro. Quindi fasce chiuse e scendete poi il cilindro. Controllate che tutto vada perfettamente bene, che non vi siano attriti. Successivamente, guarnizioni nuove sulla testata, quindi quelle lì, quelle di gomma, gli O-ring di gomma che poi credo siano in silicone. La testata e cominciate a avvitare a stella. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Chiuso il gruppo motore, il gruppo termico, monteremo la candela che con uno spessimetro dovremo regolare a 0,5. Successivamente monteremo il motorino d'avviamento e chiuderemo il carterino del volano. A questo momento il motore è chiuso e andiamo a montarlo sulla moto. Allora ragazzi, abbiamo montato il motore sul motorino, abbiamo fissato il motore con uno, due e i tre perni, successivamente ho montato il collettore, ho montato la massa della centralina sul collettore, ho infilato l'alberino questo qui della
che tira la frizione. Adesso mi andrò a fissare il fermo della frizione. Successivamente monteremo il carburatore, monteremo il miscelatore, monteremo i vari tubi sulla testata, il tubo dell'acqua, il sensore della temperatura, collegheremo la centralina, monteremo l'alberino qui, il rinvio del cambio, monteremo la portata variabile del miscelatore, la presa del neutral, il pignone e tutto il resto. Dunque ragazzi, adesso ho montato il tutto, miscelatore, rinvii e compagnia cantando, si prova a mettere in moto. Eh sì, una volta in moto, ammesso che vada in moto, si devono notare che non ci siano rumori strani, che non vi siano attriti e soprattutto che mantenga il minimo. Proviamo, vediamo un po'. Vabbè, naturalmente adesso imbratterà un pochino perché è tutto pieno d'olio. Quando abbiamo montato il motore c'è stava olio da tutte le parti. Però comunque rumori strani non ce ne sono. Direi che è abbastanza silenzioso. Sfiata un po' dal collettore. Però credo che tutto sommato vada tutto bene. Allora ragazzi, una volta che l'avete tenuta 5 minuti in moto ed avete controllato che non ci siano perdite di liquido rifrigerante e di olio dal cambio, l'andate a provare su strada. Mi raccomando il casco. Adesso vi porto con me e andiamo a fare un giretto insieme. Ragazzi, il nostro viaggio finisce qui, spero siate stati bene in mia compagnia, vi faccio i migliori auguri di lunga vita, forza e serenità, mi raccomando, sempre lontani, droga, puttane e malattie. Ciao belli!